benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è un nuovo giorno, io mi sono ripresa, sto meglio. Adesso devo andare a mettere a posto perché ieri ero stanchissima di nuovo, perché vabbè, 3 ore dentro il supermercato a fare la spesa, mi lascio indignare. Comunque, adesso devo andare a mettere a posto tutta la parte di dispensa, quindi non quella che va in frigo. E poi devo andare a sistemare la cucina. Non vi faccio vedere perché mi vergogno immensamente di com'è in questo momento, quindi non ve lo faccio vedere, però vado a mettere a posto. I bambini sono andati a scuola, Giada sta facendo la video lezione, Manuele e Giorgio sono su che fanno la video lezione e Pia è qui con me che mi tiene compagnia, diciamo, ci teniamo compagnia vicenda. Maurizio non sta tanto bene perché gli è gonfiata di nuovo la caviglia per via della gotta, quindi è andato a lavorare oggi perché comunque doveva insegnare il giro che sta facendo a un'altra persona perché sennò non è che se lo possono inventare e poi quindi da domani sarà a casa con noi e vediamo cosa ne esce. E io devo ancora andare a fare colazione, quindi adesso, prima ancora di iniziare a sistemare, faccio colazione e vi faccio vedere quello che mangio perché oggi inizierò l'alimentazione, la dieta che mi ha dato la nutrizionista. Finalmente ce la facciamo, eh? Quindi andiamo a preparare la colazione. Di pane tostato è già andata, quindi pane tostato con ho messo 3 quarti di cucchiaino di marmellata di fichi perché era dolce e quindi non è quella giusta, però vabbè, per stamattina va bene. Latte di mandorla e poi qui mi sono fatta il tè verde con un cucchiaino, mezzo cucchiaino di zucchero di canna, questo qui. Questa qua è la colazione. Adesso andiamo a mettere a posto qui. Le brioche Kinder spariranno tutti in un giorno. Sicuro, eh? Allora, per pranzo mangiamo tutti quanti uguale. Abbiamo fatto un'insalatona con insalata, fagioli cannellini, pomodori. Poi basta. E come carboidrati andrò a mangiare 3 fette di pane di questo qui American Sandwich. E basta. Sì, vabbè, dai. Anche Pia. Mettine di più. Sabrina lì che taglia, anche Giara. E boh, buon appetito a noi. Intanto che i bambini stanno facendo il pomeriggio dei compiti, io ho visto e ho pulito i fornelli. Adesso vado, siccome la lavastoviglie ha finito, ne vado a fare un altro. Allora, stiamo sistemando
E abbiamo levato il microonde, l'abbiamo buttato via. Qui ho tenuto, messo al centro il vasetto con le roselline e poi di fianco i barattolini. In due ho messo, come vedete, nocciole e mandorle. In uno semi di sesamo e nell'altro lo zucchero di canna. Mi sembra che è proprio carino, mi piace. Certo, se il muro fosse bianco magari sarebbe meglio, però intanto mi sembra molto carino. Allora, abbiamo preso anche le medicine per Sabrina, siamo andati a ritirarle. Per le unghie ci ha dato questo nuovo questo che a me sembra che comunque sta funzionando, quindi ne ho presi già due così almeno li abbiamo. Poi deve fare un altro ciclo di bustine, queste qui, per le difese immunitarie. E poi l'altra crema che costa la bellezza di 22 euro è questa qua da mettere solo sugli alluci dei piedi, perché dice che con questa qua o si ammorbidisce o comunque potrebbe anche ammorbidirsi tanto da cadere, perché purtroppo l'unghia si è alzata e adesso ce l'ha dritta qua così che va su. E quindi dice non riesco a trovare un altro modo per... E questo qua ha detto che è il modo più veloce per levargliela, perché altrimenti le fa male. Quindi qua abbiamo anche le medicine, abbiamo speso 90 euro di medicine, che è stato un colpo, però le servono e comunque abbiamo visto miglioramenti, perciò visto che forse abbiamo trovato la via, continuiamo così. E niente, adesso vado a rispondere a Sara e poi faccio un'altra lavastoviglie. Allora, adesso è l'ora dello spuntino. Siccome stamattina non l'ho fatto, ho unito le 10 mandorle e uno yogurt greco, questo qui alla fragola, e mangerò questo qua come spuntino. Intanto sto già iniziando a preparare per la cena, così poi vi faccio vedere bene. Buonasera, è arrivata l'ora della cena. Cosa ho preparato? Allora, qui c'è l'acqua e anche qui per fare la pasta per loro, che la condirò con ragù della Barilla. Qui ho messo su a cuocere i broccoli e qua invece c'è la mia pasta risottata con sugo di pomodoro e seitan. E poi andremo anche a mangiare delle verdure crude. Adesso non so ancora bene cosa, comunque dopo vi faccio vedere. E niente, abbiamo messo un po' a posto. Guardate qui, ve l'ho già fatto vedere prima. Abbiamo messo anche a posto lì. Adesso vabbè, devo finire poi lì, finirò domani. E niente, questo è tutto. E boh, ci sentiamo dopo per farvi vedere quello che vado a mangiare con precisione. Per completare il pasto abbiamo mangiato i broccoli. E adesso vado a mangiare un pochettino di insalata. Colgo l'occasione però per salutarvi, augurarvi una buona giornata, una buona cena, se dipende quando vedete questo video. E noi ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao! One, two, three, come on!